Ciao Bettes.it, lei è ereditiera di Marcello Martinessi. Marcello ci ha fatto un filmone, ha vinto l'Orso d'Argento all'ultimo Festival di Berlino. Già all'inizio è stupendo, una soggettiva da dietro una porta di donne che camminano nel salotto di casa tua e stanno controllando la tua argenteria, stanno controllando le tue posate, stanno controllando i tuoi piatti, stanno controllando la tua vita e la stanno anche pesando con gli occhi, quanto costa, quanto vale, e la stanno trattando male con le mani. Questa è un'immagine molto importante, perché poi ce ne sarà un'altra simile ma completamente diversa. Beh, già questo inizio mi ha ricordato Private e In memoria di me di Saverio Costanzo, questa fissazione di chi si nasconde dentro gli armadi, chi si nasconde dietro le porte, questa ossessione di Costanzo, almeno in quei due film, della soggettiva, di qualcuno che spia, qualcuno che è nascosto, qualcuno che osserva. È anche un'inquadratura molto tesa, che ha a che fare con il genere thriller. Io chiesi a Costanzo: ma tu da piccolo ti nascondevi, tu da piccolo ti mettevi nascosto nell'armadio, osservavi il mondo degli adulti, lo spiavi? Lui mi ha risposto: no! E vabbè, invece non è piccola la signora che fa questa cosa all'inizio di questo bellissimo film ambientato in Paraguay, ai giorni nostri, di Marcello Martinessi, che esplode con questo film a livello internazionale, perché lei è Cela. Lei è Cela, Ana Brun, una specie di Zitze Babbe Kutzen del Sud America, ma una di queste sudamericane tedesche, quindi appunto come la mitica Zitze, che è scandinava. C'ha questa signorilità, ha questa austerità fisica nel suo essere sudamericana chiara, sudamericana tedesca, mezza tedesca, di lineamenti, ed è lei quella che osserva noi che entriamo nella sua vita e pesiamo con gli occhi e trattiamo male con le mani gli oggetti della sua vita. Era ricca, Cela, era ricchissima. Era lesbica ed è lesbica anche adesso. Vive con la sua compagna, che si chiama Chiquita, interpretata da Margherita Irún. E Chiquita è tutto il contrario di Cela: è esuberante, è una che fa le battutacce, è una che si tinge i capelli, è una che gli piace bere, gli piace fumare, vuole ancora scopare. Mentre invece Cela è in una depressione cosmica, perché sta vedendo tutta la sua vita da altolocata crollare davanti agli occhi, perché ci sono dei problemi finanziari, perché forse qualcuno andrà in galera, perché qualcuno sta entrando costantemente dentro la tua casa e tu sfida dietro le porte e sta controllando i tuoi beni senza volerti bene, non ti conosce, senza voler nemmeno bene a quei beni, li prende, li butta. È una cosa drammatica per Cela, è drammatica anche per noi. Allora entriamo in questo film dove queste due sgnaccherone vecchissime, è un film di vecchie, è un film di donne, noi stiamo praticamente sullo sfondo, siamo anche degli stronzi, perfetto, e invece è un film su di loro, e loro sono vecchie, e loro si lamentano, e loro fanno le battutacce, e loro sono forti, e loro sono lesbiche, e loro sono etero, e loro sono tutto. Quindi già per uno come me, un film con tutte queste donne così fighe, vecchie e giovani, mi sono entusiasmato. E poi entriamo un po' in questa struttura di grandissima classe di Marcello. Al 50° minuto il film esplode, perché stiamo con sta depressona, a un certo punto si dividerà anche da quella più esuberante, che è chiaro che nella coppia era quella che tirava un po' più su l'atmosfera, però poi a un certo punto Cela comincerà a fare un viaggio, perché diventerà un taxi driver. Ma che, te sei messa a fare il taxi driver? C'è Chiquita che fa sempre le battutacce, sì. Cela, che non ha la patente, comincia un po' a guidare, comincia anche ad accettare dei soldi che le danno queste signore. Mi ricordo il pranzo di Ferragosto, sto film, ci sono queste vecchiacce fighissime, impaccate dei soldi, che vanno di qua e vanno di là, e poi dicono a Cela, e poi sono propositive, e poi hanno delle idee, e poi hanno dei piani, e poi sono estremamente lucide, fanno dei commenti, ci sono dei commenti sul mondo. C'è questa borghesia, alta borghesia del Paraguay, che viene rappresentata con grandissimo occhio da Marcello Martinessi, e mi ha ricordato moltissimo le vecchie fighissime del pranzo di Ferragosto. Ok, allora voi direte: vabbè, ma Cela si mette a fare il taxi driver, queste vecchiacce le portate qua e là, e becca chi? Becca la strafica, becca la giovane, becca quella che sta sempre a controllare il cellulare di tutti gli uomini che le scrivono. È etero? Soprattutto è molto figa, e Cela ha una specie, tanto le ho voluto bene, c'ha una specie di risveglio dei sensi,
quasi gli torna voglia di scopà, quasi gli torna voglia di guardare, di parlare, di uscire da dietro la porta, di smettere di stare a spiare chi entra dentro la nostra vita, per mettere le mani sui nostri beni senza volerci bene. Allora Cela parte, cambia anche quasi, e poi guardate che succede. Allora a un certo punto, quello che è bellissimo di questo film è la regia. Questa regia estremamente attenta, estremamente semplice, ma potentissima, un po' come Gelan, no? Estremamente povera, ma molto spettacolare. Io stavo così appeso, perché effettivamente queste vecchie hanno il loro perché. E la storia di Chiquita e Cela, che a un certo punto vengono divise, poi è un film che ci racconta che possiamo avere dei soprannomi che invece non sono mai stati usurati dal tempo, e quindi Cela potrebbe diventare Poupée a un certo punto, e questo cambia tutto nelle nostre relazioni, cambia tutto. Esattamente come qualcuno potrebbe entrare nella nostra casa e toccare e osservare gli oggetti della nostra vita con sensualità, con la voglia di saltarci addosso, rispetto a quelli che lo facevano, così controllando e dicendo: quanto vale questo? Ah, vabbè, boh, buttandolo così. Ecco, quando accade questo, il film di Martinessi diventa ancora più bello, perché ci sono appunto diversi tipi di persone che possono entrare nelle nostre case e muoversi in modo diverso e toccare i nostri oggetti, e quindi toccare la nostra vita in modo molto molto diverso. Vabbè, filmone della Madonna, grandissimo finale, attricione che non conoscevamo, Paraguay che non conoscevamo, viva il cinema, viva le ereditiere di Marcello Martinessi, occhi puntati su questo regista, perché c'ha una sensibilità, un'intelligenza di sguardo davvero grande cineasta. Le ereditiere. Ciao, Betteist!